Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, partiamo dalla tragedia di ieri a Cepagatti, dove un bambino di un anno e mezzo è stato sbranato dal cane corso di proprietà della famiglia. Dolore tra i parenti del piccolo che non riescono a spiegarsi quanto accaduto. Il cane è stato portato in un canile, mentre la Procura di Pescara, con le indagini coordinate dai carabinieri della compagnia di Pescara, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il padre del piccolo e sua moglie, che non è la madre naturale del bambino. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Stavano facendo il trasloco, il bambino stava qua, stavano caricando il camion. Purtroppo inavvertitamente il bambino si è allontanato, è andato vicino al cane, qualcosa che non c'è andato mai. Il cane... Quindi i cani non lo conoscevano? No, i cani lo conoscevano, però non sono stati mai aggressivi, il cane, tutto tranquillo, a volte ci giocava pure, ci sono pure un paio, però è questione di fatalità. Un dolore grandissimo, inconsolabile e comprensibilmente poca voglia di parlare questa mattina in casa della famiglia di Rocco, in contrada Cantò di Cepagatti, nel Pescarese, dove ieri sera ha perso la vita il piccolo Ferdinando di Rocco, un anno e mezzo, ucciso a morsi dal cane di famiglia che era legato ad un albero. Comunque erano cani che io li ho vissuti, non erano aggressivi, che hanno dato segni di... che potevano fare questo gesto praticamente. Magari è andato là, magari va a finire che poi è inciampato e l'ha aggredito, non si sa, questo non lo sappiamo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire ogni aspetto di questa vicenda drammatica che si è consumata ieri. Intorno alle 18:30, mentre i familiari erano impegnati nelle operazioni di trasloco, il figlioletto di un anno e mezzo ha approfittato di un attimo di distrazione ed è andato nel retro della casa. E qui si è avvicinato a Giulia, il cane corso di famiglia di circa 2 anni, ed è stato aggredito. Il latrato del cane ha richiamato immediatamente l'attenzione e appena arrivati, insomma, si sono immediatamente resi conto della gravità di quanto accaduto. È stato chiamato il servizio di elisoccorso, ma per celerità il papà ha caricato il figlio in macchina ed è corso verso l'ospedale di Chieti. Stiamo cercando di chiarire ogni aspetto, appunto, per individuare eventuali responsabilità che ci possano essere. Andiamo avanti, restiamo sempre alla cronaca. Adesso ci occupiamo della vasta operazione condotta questa mattina dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione e coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila, operazione denominata Pantarei, che ha scoperchiato un traffico illecito di rifiuti. I dettagli nel servizio. Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio e peculato sono i reati alla base dell'operazione Pantarei, scattata all'alba di questa mattina con 40 uomini della Guardia Forestale di Chieti e Pescara, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila, che hanno sequestrato l'impianto di depurazione di Chieti Scalo e posto ai domiciliari 4 persone: il presidente del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, Roberto Roberti, il responsabile tecnico dell'impianto, Tommaso Valerio, il caposettore Ecologia Ambiente dell'impianto, Andrea De Luca, e l'amministratore di un laboratorio di analisi, Stefano Storto. L'inchiesta in totale conta 9 indagati, altre 5 persone infatti sono state denunciate a piede libero. I fanghi cominciavano a diventare pericolosi, facciamo i banditi, è un passaggio delle intercettazioni telefoniche agli atti dell'indagine iniziata nel febbraio del 2015 e che ha messo in luce gravi irregolarità nel trattamento e nella depurazione dei reflui. Oramai il controllo del territorio è tale che è difficile trovare dei luoghi per l'interramento, per lo smaltimento abusivo dei rifiuti, per cui la pressione viene svolta soprattutto sui consorzi o sulle attività lecite proprio per alterarne la loro funzione. Sì, l'indagine evidenzia dei fatti che sono oggettivamente molto gravi, molto pericolosi per la salute e molto pericolosi per l'ambiente. Infatti la necessità da parte della Direzione Distrettuale dell'Aquila è stata quella di intervenire
intervenire più rapidamente possibile, appunto per sequestrare l'impianto e per affidarlo a un commissario, proprio per evitare che questa attività producesse danni ulteriori. Le perquisizioni del dicembre 2015 hanno accertato 1000 tonnellate di rifiuti liquidi provenienti dalla Toscana con elevate concentrazioni di arsenico trattati in assenza delle necessarie analisi sulla composizione e il conferimento di percolati di discariche con valori di ammoniaca 5 volte oltre i limiti di legge. Secondo i forestali e la DDA aquilana, all'ARTA venivano sistematicamente inviati dati manipolati avvalendosi di un laboratorio compiacente. Poi c'è tutto il capitolo legato alla gestione dei fanghi di depurazione che sarebbero stati miscelati legalmente falsificando la documentazione, per lo smaltimento dei quali il consorzio di bonifica avrebbe percepito sovvenzioni economiche da parte del comune di Chieti per almeno 300.000 euro. In più, il consorzio, sempre stando alle immagini, avrebbe affidato appalti a privati per servizi di trasporto e smaltimento dei fanghi in assenza di procedure di evidenza pubblica, avvalendosi della società Depuracque, gestore autorizzato di un confinante impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi che scarica nell'impianto del consorzio. A tutto questo si aggiungono i problemi strutturali e manutentivi rilevati negli impianti, più volte denunciati anche da ARTA, falle nelle vasche di trattamento attraverso le quali sono confluiti nel sottosuolo reflui e fanghi inquinati, situazione che si spera di sanare con l'intervento di un commissario. Sono state numerose le segnalazioni anonime e non solo, sono arrivate segnalazioni anche da persone che scaricavano, oltre che ovviamente dagli abitanti per le consuete puzze e per i movimenti dei camion. Si parla di un impianto che lavora da tanti anni, si parla di una situazione nota nel tempo, ma il cui approfondimento è stato necessario attraverso tutta questa attività di lavoro che è stata presentata oggi. Furto con spaccata nella notte a San Nicolò a Tordino, una banda molto organizzata ha preso di mira in Piazza Progresso la filiale della Tercas Banca Popolare di Bari, vedete la fotografia tratta dal sito di City Rumors, portando via il bancomat con dentro 50.000 euro. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile e della volante, la banda composta almeno da 4 persone avrebbe posizionato una macchina a bloccare da un lato l'accesso della strada alla filiale per avere campo libero nel puntare un fuoristrada e sfondare la vetrata della banca. Hanno poi utilizzato dei cavi per estrarre la cassaforte del distributore automatico del denaro e sono fuggiti. Lungo il percorso hanno svuotato la cassa per abbandonarla, il bancomat infatti è stato ritrovato sull'asfalto vuoto, non è chiaro però se i malviventi lo abbiano perso durante il tragitto, le indagini ovviamente sono in corso. Restiamo alla cronaca, assoluzioni per 2 episodi e per altri capi di imputazione c'è stata invece la prescrizione, quanto stabilito dal Tribunale Collegiale di Pescara relativamente ad uno dei filoni principali dell'inchiesta Vestina, che nel 2010 portò anche all'arresto ai domiciliari dell'ex sindaco di Farindola Antonello De Vico. Nello specifico i reati contestati a De Vico, all'ex sindaco di Penne Ezio Di Marco Berardino e agli altri 7 imputati sono stati dichiarati prescritti. I 2 ex sindaci, l'ex assessore comunale di Penne Giuliano Evangelista e l'ex dirigente comunale Piero Antonacci, hanno però anche incassato un'assoluzione perché il fatto non sussiste. De Vico è stato assolto dall'accusa di tentata estorsione per aver minacciato di esautorare l'ex segretaria della comunità montana Vestina, che non voleva prorogare un contratto. E andiamo proprio ad ascoltare al microfono del TG6 e di Vestina News l'ex sindaco di Farindola. Abbiamo soddisfatto, no? Quantunque l'epilogo è di fatto riconducibile a una positività di espressione da parte della magistratura di cui ho sempre riposto ampia considerazione. 2 anni fa non mi sono ricandidato per rispetto alla magistratura, che si è trovata di fronte a una vicenda, un ciclone Vestina così definito in maniera energica dai carabinieri di Penne all'esordio, ma che di fatto si sta rilevando un flop. In 7 anni non ha prodotto tra tutti gli indagati, innumerevoli ed anche arrestati come me, non solo me, non ha prodotto una sentenza di accusa, cioè con l'istruttoria fatta che riguardava il reato più grave, a me ha scritto di estorsione, che quindi non si era prescritto, lì dove l'istruttoria si è completata addirittura il pubblico ministero ha chiesto la mia assoluzione che mi è stata accordata.
Gli altri reati su cui in maniera diciamo sciatta e stanca la procura in 7 anni non è riuscita a fare altrettanto, e cioè a distruggere di fronte alla terna giudicante il gran lavoro presunto dare dei carabinieri di Penne, e lì il processo è rimasto appeso ad un filo, ripeto, non certo per colpa delle difese, e la terna non poteva che applicare la prescrizione. La Fitcam CGL lancia una proposta diretta alle istituzioni per alleviare la crisi del settore tessile. Tante infatti sono le vertenze aperte in regione, ma manca un piano complessivo di rilancio economico dedicato all'intero comparto. Il servizio di Francesca Romana Testi. Una situazione di crisi generalizzata è ormai innegabile, posti di lavoro a rischio, un numero non precisato di vertenze aperte e nessuna certezza sul futuro delle aziende, di una ripresa o di politiche finalizzate al rilancio. La CGL ora riduce la questione a 3 punti sui quali focalizzare l'attenzione delle istituzioni per occuparsi della creazione di un piano per la ripresa che non faccia figli e figliastri, visto che l'Abruzzo tutto chiede aiuto. La Val Pescara ha la necessità di sostenere una reindustrializzazione sostenibile delle aree della ex Solvay di Bussi. Pertanto riteniamo che in quella area ci siano tutte le condizioni perché sia individuata l'area di crisi complessa, anche per un problema di utilizzo degli ammortizzatori sociali che alla fine dell'anno scadranno. L'altra questione riguarda il polo dell'alta moda, il defunto polo dell'alta moda, e l'individuazione di un modello di sviluppo che si fondi sull'eccellenza, sulla qualità del prodotto, che faccia recuperare alla Brioli quel ruolo che gli compete. La terza questione riguarda la qualità dell'occupazione. I dati sono sotto gli occhi di tutti, che il fallimento del Job Act, perché insomma non c'è più un'assunzione a tempo indeterminato, le stabilizzazioni non avvengono, sono inferiori a quelle dell'anno scorso, per cui pensiamo che le risorse vadano spese individuando dei parametri rispetto alla percentuale dei lavoratori stabili delle imprese ANE e dei lavoratori invece precari. Su questo bisogna essere chiari, non si può più disperdere la pioggia, sono talmente poche le risorse che o hai in mente una visione di sviluppo o altrimenti non affronti il problema e non lo risolvi. Cambiamo argomento. È stata firmata questa mattina a Roma l'intesa tra i presidenti delle regioni Lazio e Abruzzo, rispettivamente Luca Zingaretti e Luciano D'Alfonso, per il passaggio dei porti di Ortona e Pescara all'autorità portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale con sede a Civitavecchia. Contestualmente è stata inviata la richiesta finalizzata a concretizzare il passaggio al ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per il parere definitivo. Si completa così l'iter procedurale per il trasferimento che ora attende il via libera del ministero, trasferimento a cui la regione Abruzzo sta lavorando da mesi. Sono pienamente soddisfatto, ha detto D'Alfonso. La regione ha lavorato alacremente per arrivare a questo risultato e ora ha tutte le carte in regola per ottenere il trasferimento all'autorità portuale di Civitavecchia. Una bocciatura senza eccezioni per l'azienda di trasporto unico abruzzese TUA, a farla il Movimento 5 Stelle, dati alla mano, che mette a confronto i numeri prima della fusione e dopo l'incorporazione e la gestione unificata. Il servizio. Un fallimento su tutti i fronti è solo il titolo del mini dossier presentato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle sul capitolo TUA, il trasporto pubblico abruzzese. Voce per voce i grillini hanno messo a confronto i numeri dell'anno precedente alla fusione delle tre società con il primo anno di gestione unica, quello che secondo le previsioni della regione avrebbe dovuto ridurre i costi e migliorare i servizi. Risultato? Milioni di euro di crediti non esigibili, il raddoppio dei costi di manutenzione dei mezzi, la riduzione delle cosiddette tratte sovrapposte con una perdita di oltre 600.000 euro di biglietti e poi l'evasione tariffaria pari a 200.000 euro. Con la comparazione dei dati viene fuori un quadro allarmante, infatti aumentano i debiti a dismisura della società TUA rispetto alle precedenti tre GTM, ARPA e FAS, aumentano i costi, infatti si spende di più per pneumatici, per lubrificanti, per manutenzione del settore ferroviario, si spende di più per indennizzi e assicurazioni. Un altro dato importante è che aumentano i crediti, crediti che la società TUA vanta nei confronti delle controllate, ma la cosa
strana è che alcune di queste controllate hanno chiuso con un meno in bilancio, con grandi passività, e quindi non potranno molto probabilmente mai ripagare TUA dei debiti che hanno. Non solo, hanno assunto 3 nuovi direttori, un direttore generale, un direttore amministrativo e un direttore delle risorse umane, con lauti, dandogli lauti compensi. Infine un dato: a fronte di un utile di 19.000 euro della società, la TUA ha speso 26.275 euro per un evento finalizzato alla presentazione dei risultati raggiunti dalla società. Questa è una gestione fallimentare, la politica regionale ha fallito sotto tutti gli aspetti. Noi proponiamo razionalizzazione dei costi, internalizzazione di tutti i servizi che sono ancora all'esterno e potenziare l'officina, perché è una delle più belle e più grandi d'Italia, per aprirsi all'esterno, per servire anche il parco mezzo dei comuni, degli enti locali, delle società partecipate, incassare così soldi, e poi fare una politica della mobilità coordinata con gli enti locali per disincentivare l'uso del mezzo privato e incentivare l'uso del pubblico. Circolazione fortemente rallentata oggi sulla linea ferroviaria adriatica tra Ancona e Pescara per l'investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Potenza Picena in provincia di Macerata. La circolazione è stata inizialmente sospesa su entrambi i binari per consentire i soccorsi, poi è ripresa attorno alle 10:15 a senso unico alternato su un unico binario. Dalle 12:40, terminati i rilievi dell'autorità giudiziaria, è stato concesso il nulla osta alla riattivazione della circolazione anche sull'altro binario. Sono 22 i treni interessati dai ritardi, oltre al treno investitore, il Bari-Milano, ripartito con 230 minuti di ritardo. 4 frecce hanno accumulato fino a 90 minuti di ritardo, 3 intercity e 6 regionali fino a 140, 7 regionali sono stati limitati nel loro percorso ed uno è stato cancellato. Cambiamo argomento. Questa mattina nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò a Tordino si sono svolti i funerali del presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gian Domenico Di Sante, presenti oltre 1.000 persone, anche autorità civili, politiche e militari. La celebrazione è stata officiata dal vescovo di Teramo, Monsignor Michele Seccia, insieme ad altri 10 sacerdoti. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Una folla immensa, oltre 1.000 persone raccolte nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di San Nicolò a Tordino, ha dato l'ultimo saluto a Gian Domenico Di Sante, imprenditore del mobile e per 30 anni presidente della Banca Popolare. La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo di Teramo, Michele Seccia, e concelebrata da 10 sacerdoti. Presenti autorità civili, politiche e militari, una rappresentanza ufficiale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, della Croce Rossa Italiana e il mondo imprenditoriale al completo. Gian Domenico Di Sante, che eredità lascia al mondo imprenditoriale teramano, abruzzese? È un'eredità molto pesante, ma che dobbiamo assolutamente seguire. In un momento difficile, dove si aprono anche scelte complicate, penso per esempio una fra le tante, la Camera di Commercio Unica. Se ci fosse ancora lui, non avrei dubbi che la soluzione, che è abbastanza complessa da trovare, l'avrebbe trovata brillantemente. Ora siamo orfani di Gian Domenico e gli attuali amministratori dovranno trovare una soluzione che, posso suggerire, dovrebbe essere cercata nello spirito che avrebbe usato lui. Umanamente, come lo ricorda? Dico solo questo: l'ultima apparizione pubblica ha voluto farla a un nostro evento a Giulianova solamente un mese fa, quindi eravamo molto legati. Io tante volte sono venuto qui a San Nicolò a chiedere consigli, perché c'era un rapporto di stima, di amicizia che andava anche oltre il rapporto di lavoro, quindi per me era una persona insostituibile. Un'omelia sobria quella del vescovo Seccia, che ha ricordato Gian Domenico Di Sante per la sua fede dimostrata nelle azioni di tutta una vita. La messa è stata animata dai salmi cantati dalla figlia Tiziana e da un gruppo di giovani musicisti, tra i quali il nipote del defunto. Un sopralluogo presso gli alloggi popolari di via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara lo ha effettuato il neo assessore alle politiche sociali Antonella Allegrino, annunciando l'avvio dei lavori di manutenzione degli edifici. Manutenzione per le case popolari di via Carlo Alberto dalla Chiesa. Il neo assessore alle politiche sociali, Antonella Allegrino, avvia il suo mandato con un sopralluogo votato alla presa visione della situazione degli edifici che da decenni non hanno ottenuto lavori, interventi che presto coinvolgeranno anche via Caduti per Servizio e altre zone.
preso visione, sto prendendo visione di quella che è la realtà delle case comunali che vengono quindi assegnate, che sono state assegnate in passato ai nostri cittadini. E devo dire che in realtà queste abitazioni sono in una condizione diciamo buona. In particolare qui a via Carlo Alberto Dalla Chiesa, quello che verrà fatto a breve sarà un servizio di risistemazione degli infissi, e quindi questo darà la possibilità a numerosi numeri civici e quindi a numerosi appartamenti di recuperare una qualità della vita di un certo tipo. Un caso sociale di malessere, di difficoltà delle famiglie che l'assessore Allegrino aveva già denunciato a pochi giorni dalla nomina. Serve l'intervento delle istituzioni, e solo ieri infatti il caso di uno sgombero che ha visto coinvolti anche dei minori. La famiglia stessa è stata assolutamente sgomberata, non era assolutamente possibile far vivere quel nucleo familiare dentro in quelle condizioni, quindi lì è un tipo di servizio che è prettamente di carattere sociale. I bambini sono stati affidati proprio ai servizi sociali e quindi sono stati assicurati in una condizione che, fino a quando il nucleo familiare non sarà in grado di poterli riprendere, quindi una condizione di assoluta e totale dignità, naturalmente staranno bene presso le strutture dove sono state inquadrate. Sono stati affidati. Restiamo sempre a Pescara, dove proseguono gli appuntamenti nell'ambito del premio Borsellino, ad incontrare i ragazzi dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. In occasione della presentazione della mostra L'eredità di Falcone e Borsellino è stato Alfredo Morvillo, procuratore della Repubblica di Termini Imerese, cognato del giudice Falcone. Procuratore, oggi a Pescara per il premio Borsellino è sempre importante parlare con i ragazzi, far capire loro l'importanza della legalità. Non c'è dubbio, e i ragazzi oggi parleranno insieme a noi dell'eredità di Falcone, di Borsellino, quindi dell'eredità in termini di legalità, rispetto dei valori e soprattutto l'intenzione di proseguire in quella strada che è stata aperta da questi nostri uomini che si sono impegnati sino al sacrificio della vita. Loro erano giudici istruttori, allora vigeva un altro codice rispetto a quello odierno, quindi loro ben sapevano fare il loro mestiere, ci hanno insegnato tante cose che noi oggi mettiamo in pratica. Tanti processi che oggi si celebrano hanno le loro radici in ciò che è successo allora, nel loro lavoro. Il cammino ancora è lungo, perché non basta il momento repressivo, è molto importante il momento di una partecipazione corale della società civile cosiddetta, ma soprattutto di coloro che ci guidano, cioè dei nostri politici. Se loro non prendono in mano le redini di questa situazione con dei messaggi ben chiari e univoci verso tutti, sarà molto difficile arrivare alla soluzione finale. L'impegno nello studio potrà sicuramente consentire loro di inserirsi nel mondo del lavoro, di dare anche loro il loro contributo, oltre che naturalmente alla loro vita personale e familiare, agli obiettivi della società, che, ripeto, solo un impegno serio di studio e di lavoro potrà portare. All'Università di Teramo 39 agenti di commercio hanno ricevuto primi in Italia la pergamena di laurea in scienze della comunicazione durante una cerimonia che si è svolta nell'aula magna dell'Ateneo, e c'è chi tra loro da Treviso ha raggiunto Teramo in bicicletta per essere proclamato dottore. Vediamo. Sono arrivati in bicicletta da Treviso e dopo un viaggio di 510 km in 4 tappe hanno raggiunto l'Università di Teramo per ricevere la pergamena di laurea in Scienze della Comunicazione. Sono due dei 39 agenti di commercio, i primi in Italia a diventare dottori in questa disciplina, giovani professionisti provenienti da tutta Italia che si sono messi in gioco per coronare il sogno della laurea. Com'è stato il viaggio in bicicletta? Bello, molto bello, bei posti, un viaggio nel viaggio di questi 3 anni di università, e quindi faticoso ma pieno di soddisfazioni grazie anche alla compagnia. La compagnia, quindi un ciclista, un agente di commercio, oggi un dottore. Sì, avevamo fatto una promessa 3 anni fa all'inizio della nostra carriera scolastica che una volta raggiunta la laurea saremmo venuti da Treviso a Teramo in bicicletta. La fortuna ci ha assistito e siamo arrivati qua.
La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo Teramano infatti ha siglato 3 anni fa un partenariato con Agenti Teramo Senza Confini e con l'Associazione Nazionale di Categoria, istituendo un percorso di studi ad hoc dedicato esclusivamente agli agenti di commercio. Com'è nata questa sinergia tra l'Università di Teramo e gli agenti di commercio? Abbiamo insieme condiviso un progetto di formazione avviato 3 anni fa, curvato con le singole esigenze di crescita degli agenti di commercio, e da lì è partita una straordinaria avventura. Orgoglioso e felice per i primi 39 agenti di commercio laureati all'Università di Teramo è Franco Damiani, presidente per l'Associazione Agenti Teramo Senza Confini. Io considero questo solo l'inizio di un qualcosa che la nostra categoria vuole. La nostra categoria non è più un lavoro di ripiego, ma un lavoro da professionisti. E andiamo avanti con il nostro giornale, apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze l'arbitro di Udinese-Pescara, partita valida per la 9ª giornata di campionato che si disputerà domenica alle 12.30 allo stadio Friuli. L'esperto fischietto e internazionale torna ad arbitrare una partita del Delfino dopo più di 10 anni, gli ultimi precedenti infatti risalgono alla stagione 2004-2005 con Giovanni Simonelli allenatore. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Filippo Meli di Parma e Pasquale Cangiano di Napoli, gli addizionali Maurizio Mariani di Aprilia e Valerio Marini di Roma 1 e il quarto uomo Filippo Valeriani di Ravenna. Intanto andiamo ad ascoltare l'intervista all'attaccante Pepe. Comunque stiamo lavorando bene, naturalmente la Serie A sapevamo che non era facile, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere domenica 1. E quella bianconera è una squadra con tantissimi giovani, moltissimi stranieri, un ambiente anche abbastanza caldo con il nuovo stadio, quello di Udine, gara difficile con una formazione che ha messo in difficoltà anche la Juventus. No, sicuramente hanno fatto una buona partita domenica sera, io l'ho vista, sono una buona squadra, hanno tanti giocatori stranieri, per cui comunque è un piccolo vantaggio per noi, perché secondo me per fare bene comunque in Italia ci vogliono sempre uno zoccolo di giocatori italiani, e visto che noi ne abbiamo 4-5 di esperienza, magari qualcuno è anche straniero, però comunque tanti anni che in Italia, possiamo sfruttare questa cosa. Comunque è una partita difficile, speriamo che il Pescara riesca a portare a casa i punti. Beh, è una città che mi ha dato veramente tanto, lì ho cominciato a giocare ad alti livelli, lì sono andato in nazionale, lì ho giocato in Coppa UEFA, lì insomma una città che mi ha dato tanto, una società che mi ha dato tanto. Ma un'accoglienza che è quella che ho sempre avuto in questi anni, mi hanno sempre voluto bene, io ho ricambiato il bene impegnandomi in campo e dando tutto, e penso che questa sia l'accoglienza. Restiamo sempre al calcio, ma scendiamo di categoria e andiamo in Lega Pro, dove è stato completato il primo turno di Coppa Italia e quindi definito il quadro completo del secondo turno, che si giocherà mercoledì 2 novembre con orario ancora da definire. Per quanto riguarda il Teramo, avrà la sfida in casa in gara unica contro la Lupa Roma. Intanto sul momento del Teramo, che è 17° in classifica con 7 punti, andiamo ad ascoltare l'allenatore Nofri, ospite della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. Federico Nofri, si è rassegnato al fatto che l'obiettivo sia solo la salvezza quest'anno oppure no? Noi non possiamo ragionare in funzione di quello che è l'obiettivo minimo, dobbiamo essere realisti, valutare la classifica, prenderne atto e comunque sia pensare al presente. Noi in questo momento vedo intorno alla squadra del Teramo, scusate, permettetemi che lo dico, grande scetticismo e grande disfattismo. Io non la vedo così, non la vedo così, perché poi io ho le redini e sicuramente sono un po' anche presuntuoso e voglio essere positivo. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo dimostrare alcuni valori. Io spero che il tempo ci possa dare, ci possa smentire anche il giudizio su qualche giocatore, poi su qualche altro giocatore rimarrà lo stesso, ma siamo in parecchi e sono convinto che dalla parte dei giocatori c'è grande motivo di rivalsa, lo dobbiamo dimostrare, ci dobbiamo mettere grandissima partecipazione, grandissima passione.
Carraro e Jefferson, come stanno? Ma Carraro sicuramente dobbiamo aspettare, Jefferson spero di recuperarlo per sabato per averlo disponibile per poterlo utilizzare. Quindi Carraro non ci sarà? No. Ok, ci dicevano di Fratangelo, ci ha mai pensato questo ragazzo molto interessante delle giovanili del Teramo? Magari sì, Alessandro è un giocatore, è un giovane che sicuramente si sta allenando bene, partecipa, i giovani sono convinto che dobbiamo inserirli in un contesto in cui le cose vanno bene, perché poi rischiamo di bruciarli e rischiamo comunque sia di creare troppe aspettative, dunque lui si sta allenando, se poi ci fosse la necessità di poterlo inserire io non ho nessun problema a far giocare i ragazzi giovani, questo è in dubbio. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la prima edizione del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi. Adesso c'è Meteo 6. Vi auguro ovviamente una buona giornata.